Ruben Buriani qui al Timone d'Oro, l'occasione per parlare di mercato e anche del Milan da ex rossonero. Fino a questo momento, come giudica le mosse dei rossoneri? Beh, siamo partiti male, nel senso che insomma gli obiettivi che si erano prefissi, poi dopo tipo con Gombià e altri purtroppo non sono riusciti a portarli a casa, e diciamo che si sono rifatti con Bacche, che secondo me è un buon giocatore, con Bertolacci, che ultimamente non solo ultimamente ha dimostrato che siano giocatori importanti per un Milan che deve rinascere se vuole essere all'altezza della Juventus o delle squadre che quest'anno sono arrivati prima, insomma. È un Milan che ha sistemato tutto in attacco, è arrivato anche Luis Adriano, il brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Bene, sono contento, giustamente, magari adesso bisogna vedere, poi ripeto sempre, che tipo e che metodologia di gioco dovrà il mister. D'altronde l'acquisto è buono, spero che faccia dei gol. Adesso come attaccanti credo che insomma con Bacca, con Luis Adriano, con il Sarawi, Menez, Matri, che è rientrato dal prestito, credo si sia messo bene insomma come attacco. Vediamo, poi ripeto, adesso poi è talmente lungo questo percorso di questo mercato sino al 31 agosto che ci saranno altri colpi, secondo me, soprattutto come diciamo prima dietro, che secondo me dietro il Milan ne ha bisogno. Comunque sono giocatori destinati ad ambientarsi velocemente sia Bacca che Luis Adriano? Beh, questo è tutto da vedere, insomma Milano è una città che ti dà tutto e ti può togliere tutto, nel senso che sai, giocare a San Siro non è come giocare in un'altra squadra, insomma, poi visto anche le annate un po' particolari del Milan, si aspettano tutti da questi giocatori cose importanti, bisogna dargli il tempo di entrare dentro in questo gruppo e di far valere quelle qualità che se sono stati presi avranno dimostrato. Stando così le cose, sfuma definitivamente il sogno Ibrahimovic? Ma io, guardi, le dico una cosa, le minestre riscaldate a me non sono mai piaciute, anche se Ibrahimovic è un campione, sicuramente ha fatto e farà delle belle cose ancora a Paris Saint Germain, ritengo però che riportarlo a Milano per lui non sia il momento adatto. Milan che fino a questo momento non ha badato a spese? Ma insomma, da quello che si legge, no, i soldi ovviamente sono usciti, d'altronde se non si hanno giocatori bravi è anche difficile vincere, questo magari gli è servito di lezione in questi anni, e fortunatamente quest'anno qualcuno ha aperto il portafoglio e qualche risultato, dico, di obiettivi di giocatore dovrebbero arrivare, non solo questi secondo me, ma bisogna intervenire anche su qualcos'altro, insomma. Ecco, invece, sempre a proposito dei giocatori in cui sono stati ingaggiati, José Mauri, come le sembra? Sì, un buon giocatore, ripeto. Adesso i giocatori sono bravi, ecco, non sono fenomeni, diciamo così, anche perché i fenomeni poi, come dico sempre, ce ne sono pochi, quei pochi se li tengono stretti, però sono buoni giocatori in un telaio, mi auguro, già abbastanza avviato come lavoro. Adesso dipende anche Mihajlovic che tipo di gioco vorrà dare a queste squadre, e dipende anche dai giocatori che secondo me dovranno ancora arrivare. Ecco, in difesa c'è da intervenire naturalmente. Ma io credo proprio di sì, insomma, dietro qualcosa bisogna fare, soprattutto sui due centrali che l'anno scorso ho lasciato un po' desiderare, insomma. Adesso si sta parlando ancora di un rinnovo di Mexes, anche se a me piace come giocatore, bisognerebbe però un po' intervenire, diciamo così, un po' sulla testa di questo ragazzo. A me è sempre piaciuto, insomma, però qualcosa in più dietro bisogna fare. Quindi comunque è giusto prolungare il contratto a Mexes, secondo lei? Ma è giusto, bisogna vedere il mercato cosa offre di difensori più forti di Mexes. Io Mexes, ripeto, a me è sempre piaciuto sotto l'aspetto, voglio dire, fisico, sotto, diciamo, come calciatore. Dopo poi sotto l'aspetto morale bisogna lavorarci, perché ogni tanto si fa prendere un po' e va incontro a quello che si è visto in alcune occasioni, insomma. Se dovesse dipendere da lei, magari non come titolare per il prossimo anno, si aspetta qualche giocatore più forte? Beh, ripeto, dietro qualcosa bisogna che il Milan faccia, perché non è sufficiente solo davanti. D'altronde il Milan credo sia una squadra che ha subito molti gol l'anno scorso, e non è, e questo non va a significare che siano solo i difensori che non vadano bene, per l'amor del cielo. Diciamo che il filtro del centrocampo l'anno scorso ha filtrato poco, perché è quello il fulcro
di una squadra. Se c'è un centrocampo forte, meno ne risente la difesa e più guadagna l'attacco, insomma, ecco.